Oggi dobbiamo prendere il costume sottomarino! Allora, vi chiedo completamente scusa, mi rendo conto che questo mio comportamento da pazzo vi sia costata molto cara. Però praticamente oggi dobbiamo arrivare a prendere un diamante sottoterra per poi dopo andare a prendere il costume da mare dove possiamo sviluppare tutte le nostre idee sottomarine. Perché sì, oggi sarà una giornata speciale per noi su Minecraft qui dentro. E guardate che già gli alberi sono molto strani là davanti. Ma io già il legno ce l'ho, quindi non dobbiamo pensare agli alberi, dobbiamo pensare subito ad andare, vedremo se riusciremo oppure no. Mi auguro di sì. A prendere questo costume e farcelo nostro e far andare a fare le avventure sottomarine più pazzurde di sempre. E come si fa a fare questa cosa? Prima di tutto, ripeto, dobbiamo andare a prendere il diamante. Quindi craftiamoci le cose, prendiamo della pietra, ma velocemente. No, guarda, non dobbiamo perdere nemmeno un minimo secondo, massimo, minimo, più massimo di minimo che c'è. Perché praticamente appena perdiamo i secondi è la fine. Ah, due diamonds, bellissimi. Beh, no, quattro anzi, perfetto. Quindi riusciremo a prendere questo coso. Vedete, infatti, nell'inventario, guardate che coso. Ho direttamente il coso per andare sott'acqua. Ok, questa cosa non era normale, ma ve lo confesso, ovviamente l'ho preso dalla creativa, chiaramente. Però ho detto, non prendiamolo immediatamente dalla creativa, facciamo anche una difficoltà in più. Infatti, ho dovuto andare a cercare i diamanti. Ma da dove caspita devo uscire che non mi ricordo più. Allora, ovviamente. Prima di tutto dobbiamo farci un po' di cibo perché sennò non possiamo andare sottomare perché è impossibile dopo. Quindi, prima di qualsiasi altra cosa, dobbiamo imparare a sopravvivere, cioè non imparare, però comunque sopravvivere. Prima, quindi devo farmi una spada, tipo. Però la spada, guardate, io la farei in diamante perché così almeno abbiamo anche la possibilità di uccidere gli animali prima, no? Giustamente, che brutta cosa da dire. Però venite qua che devo mangiare. No, allora io mi dissocio totalmente. Chiaramente dico sempre e solo su Minecraft, ovviamente. Non si fanno queste. Boh, non lo so. Comunque, vabbè, lasciamo. Non parliamo di queste cose. Ah, mucchetta, vieni qua. Schifosa. Cioè, no, schifosa no, poverina. Bisogna anche trattarla con rispetto. Rispetto per una mucchetta così tanto carina. Ma da voi non fa caldo? Perché io sto morendo di caldo. Ma io muoio ogni secondo di caldo. Ma tantissimo, ma tantissimo. Ma proprio una roba. Che Santa Marianna delle rose. Ma fa caldissimo. Però adesso anche le pecorelle, che così almeno adesso mangiamo anche questo. E anche la lana poi possiamo mangiare, tipo, no? No, però scherzavo, la lana, chiaramente cosa ci serve? A fare il letto per dormire sott'acqua. Giustamente è risaputo in tutte le culture che si dorme sott'acqua, ma è normale, dopo tutto. Cioè, anche voi, dove dormite voi? Cioè, nel senso, io dormo sott'acqua, chiaramente. Perché la considerate una cosa normale? E comunque no, non mi dissocio da quello che ho detto, comunque. Che brutto dormire sott'acqua, vi immagino. Io sono una sirena, l'ho appena scoperto. Sono una sirena e cosa ridete? Perché ridete? Non c'è niente da ridere. Io sono una sirena, io ve l'ho detto, sono una sirena. E le sirene devono stare e dormire sott'acqua. Infatti voi non mi vedete sotto, però sotto la coda da sirena. Ed è una cosa particolare, no? Perché più sei sirena, più praticamente hai possibilità di andare a dormire sott'acqua. E non solo, ma hai anche possibilità di cacciare meglio i pesci sott'acqua. Oppure di attirare delle persone a te con la tua voce maestosa. Tipo, sentite, adesso vi attirerò a me con la voce maestosa. Allora, sto facendo la carne, ma nel frammentre mi è successa una cosa molto particolare che non so se raccontarvela. Ve la racconto, ma non lo so. Praticamente io ero fuori, no? Che era me, perché sono andato purtroppo perché era arrivato il rider che ho ordinato da mangiare. Cioè, insomma, ho ordinato da mangiare da un sito che non dico dove, però praticamente. Oh, guardate qua, la scuba cosa. Beh, praticamente cos'è successo? C'era la tizia che mi ha chiesto tipo la mancia in cambio dei suoi segnalibri. E io mi sono cringiato molto, anche perché non avevo niente, tipo, non avevo le monete. E tipo mi ha guardato malissimo, tipo, ah, ok. Ok, vabbè, comunque. Vediamo sott'acqua adesso com'è viaggiare con questo scuba coso. Guardate, ma è bellissimo, cioè top. No, guardate che figo, bellissimo. Lo voglio anche in Minecraft. Ma perché non mettono queste cose bellissime che solo con le mod a volte ci sono le possibilità? No, però devo dire, stanno aggiornando molto Minecraft. Devo dire la mia. Devo dirla tutta. Però adesso possiamo anche esplorare bene i fondali marini. Perché appunto senza questo coso non potremmo esplorarli normalmente in modo bello, in modo carino, in modo cuccioloso come stiamo facendo ora. Tipo qua, cos'è che c'è?
Assolutamente niente. Però lì vedo dei pescioloni. Beh, ditemi se vi piace questo tipo di modalità, chiaramente, perché a me piacerebbe molto. Ah, ovviamente poi dopo non si può nemmeno mettere. Che pizza, non si possono mettere le torce sott'acqua, dai. Chi è che l'ha inventata questa cosa? Io di certo no. Scusami, a parte che mi sa che è normale. Cioè, sapete, penso che anche se nella vita reale metti una torcia sott'acqua, io immagino che non, cioè, insomma, si spegne. No, non credo si possa mettere, no, giusto? Correggetemi nei commenti se sbaglio. Secondo me, forse potrei anche sbagliarmi. Ditemi nei commenti se metto una torcia sott'acqua, se il fuoco rimane acceso oppure no. Secondo me potrebbe anche rimanere acceso, guardate. Per quanto io ne sappia di fuochi, guarda, io sono esperto di fuoco e di acqua soprattutto. L'acqua è uno dei miei elementi preferiti. Però devo dire che questo oceano è molto noioso, perché non c'è nient'altro a parte le alghe. Oh, signor oceano, ma mi devo innervosire con lei per caso? Mi scusi, e adesso guardi, chi è che chiamo? Chiamo qualcuno che possa essere tipo cattivo con l'oceano. Tipo, chiamo la lava. Nuova missione, devo andare a prendere della lava. Un secchio di lava. Qua nel deserto potrei trovare tipo della lava che sta lì, e quindi vado a torturare l'oceano. Però guarda, in realtà io dovevo fare una cosa, cioè dovevo esplorare i fondali marini. Solo che avete visto che nei fondali marini è una noia mortale. Cioè, che caspita c'è nei fondali? Assolutamente niente. Oh, ma zero più zero, cioè zero più totale, zeramente zero. Ma non so se sapete cosa vuol dire zero più zeramente zero. Vuol dire non c'è niente. E adesso vado a vendicare. Vediamo se l'oceano adesso si vuole vendicare con me dopo che io mi vendico. Cioè, nel senso, se si arrabbia l'oceano oppure no. Se si arrabbia, guardate, mamma mia, mi nervosisco, prendo i miei poteri da dominatore dell'acqua e lo distruggo, lo faccio volare via, 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 popo. Mamma mia, Mario. Avete mai giocato a Super Mario voi? Perché io sono talmente tanto vecchio da averci giocato. E non tipo a Super Mario Bros. E non solo, ma anche ai Zelda. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Tanti secchi d'acqua, tanti secchi di robe. Dove ci sono? Non ci sono. Yuhu! Non c'è niente. Vabbè. Però scusate, io volevo prendere qualcosa. Cioè, nel senso, adesso io mi meritavo anche un secchio di lava. Non c'è nessuna lava. Mannaggia, dovevo andare a cercarla. Guardate qui, c'è di nuovo l'oceano. Io ho il secchio di lavezzola in mano. Vediamo un attimo adesso questo oceano cosa farà. Schifoso. Schifoso. Adesso magari sentite che urla, tipo. No, mi auguro di no. Sentite l'urlo, sentite. Lo so, adesso ti fa male, però devi pensarci prima che non darmi niente. Invece adesso userò il mio coso, il mio scuba coso, per andare ad esplorare meglio i fondali marini e quindi trovare cose migliori. Dopo un lungo ed interminabile viaggio sono arrivato qui. Guardate che bello! Ci sono un sacco di coralli bellissimi. È bellissimo, tipo, oh, qua ci sono anche i citrullini marini, molto buoni. Questi me li prendo perché fanno anche luce, peraltro, se messi. Ecco, questi invece si possono posare sul fondale marino, a differenza delle torce, che qua su Minecraft non si sa perché funzionano male. E perché nella vita reale sappiamo tutti che si possono mettere sott'acqua, ovviamente. Ma ci mancherebbe altro, guardate. Cioè, veramente scioccato totalmente da Minecraft. Cioè, allora, io ho sconvolto. E comunque, oh, che bello. Tipo, qua ci sono cose bellissime, tipo i coralli. Ma poi guardate quanto sono belli. E sono così anche nella vita reale. Cioè, ci sono, si chiama barriera corallina. E tipo, ci sono tutte queste robe fighissime. Tipo, coralli bellissimi, magici, meravigliosamente belli. Ditemi che non è bello. Ma poi scusate, cioè, in questo video, a parte questo, cos'è che abbiamo fatto? Niente. Cioè, nel senso, dovremmo sfidare almeno un coso sottomarino. Tipo, come che si chiamano i tizi là che fanno male? I tizi sottomarini, avete capito, no? Beh, li aspettiamo, vediamo un attimo se arrivano. Aiuto, ci sono, ci sono. Ci so, picchiamoli tutti. No, 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 guardate che questo coso fa malissimo. Me ne vado via, perché il trite, guardate, sono super cattivi, guarda. No, 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 no. Io non ho più nemmeno niente. Aiuto, aiuto, aiuto. No, non è che mi colpite, vero? Siete bravi voi, lo so che siete bravi, forza. No, cioè non mi farete mai del male, giusto? Non mi fareste mai. E poi mai del male, giusto? Tipo, io non è che vi sto ammazzando. No, affatto. Ma quando mai io che vi cerco di far fuori? Ma quando mai, per favore? Ma che poi, scusate, ma l'altro dov'è finito? Perché io so che ce n'era un altro. Ci sono questi piccoli. Però vedete quanto sono. Cioè, fortissimo sono. Sto per dire, è figo. Anche figo, sì. Però fortissimo, guardate qua. Cioè, nel senso, e la madulla. Cioè, guarda. Ok, perfetto.
Ma direi che ci siamo, abbiamo concluso il tutto. È stato anche bello fare questo viaggetto esplorativo marino, dove sono successe determinate cose. Io ho sentito un rumore strano su Minecraft, che non so se voi avete sentito. Mi auguro di sì, perché è stato molto strano. E magari tipo c'è Herobrine qui nei fondali marini. Beh, mi auguro di no, perché se no, allora potrebbero esserci delle piccole difficoltà che forse Minecraft non ha ancora corretto. Tipo non hanno ancora tolto Herobrine. Tutti sanno che non hanno ancora tolto Herobrine, ma che quella roba in realtà è falsa, perché lo so bene che è una menzogna. Io lo so, perché l'ho studiato all'accademia, cioè all'università di Minecraft, che è un'università nuova che ho inventato io, che sta sempre su Minecraft. E lì ho studiato, ho preso il diploma, chiaramente. Cioè il diploma, la laurea, vabbè, insomma, l'ho preso. E praticamente adesso sono super colto riguardo a queste cose. E so che non hanno ancora tolto Herobrine, assolutamente no.